Acqua chiara. In arrivo una grande novità per i musei civici di Roma Capitale. Ingresso gratuito per i residenti a partire da domenica prossima. Gemma Giovannelli ce ne parla. Al via da domenica 5 ottobre la sperimentazione dell'ingresso gratuito nei musei comunali ogni prima domenica del mese per tutti i cittadini residenti a Roma, ad eccezione dello spazio mostra del Museo della Rapacis. La gratuità sarà replicata anche la prima domenica di novembre e di dicembre e rientra in un piano di valorizzazione del patrimonio museale della città. Il progetto è stato presentato stamane al Museo Napoleonico alla presenza dell'assessore alla cultura di Roma Capitale Giovanna Marinelli. Valorizzazione e accessibilità sono le parole chiave anche della campagna di promozione dei 7 piccoli musei: Villa Massenzio, Museo delle Mura, Carlo Bilotti, Pietro Canonica, della Repubblica Romana e Garibaldina, di scultura antica Giovanni Barracco e il Museo Napoleonico, divenuti ad ingresso gratuito già dalla fine di agosto per residenti e non. L'amministrazione capitolina, attraverso Zetema Progetto Cultura, ha deciso di accendere i riflettori su di loro grazie alla collaborazione dell'associazionismo privato. Sono dei gioielli della nostra città e dove l'amministrazione comunale e la sovrintendenza sono impegnati attraverso una nuova stagione che parte dalla gratuità per i cittadini turisti di questi spazi, ma anche dalla programmazione e l'animazione di attività espositive, didattiche e oggi anche invece di animazione culturale e spettacolo dal vivo. Da oggi 1 ottobre è online un bando pubblico per la selezione di progetti di animazione che partiranno il 6 dicembre in occasione di Musei in Musica. Per ogni museo sarà scelta un'associazione che dovrà garantire un minimo di 10 giornate di attività da svolgersi entro il 6 gennaio 2015. Tutte le attività proposte saranno ad ingresso gratuito sia per i residenti che per i non residenti. Gli spettacoli e gli eventi promossi attraverso il bando pubblico saranno un motivo in più per scoprire o riscoprire le storie, le collezioni e le visioni inedite custodite nei piccoli musei.